dalla catechesi di Satana di padre Pellegrino Ermetti. Nel post-concilio Vaticano II, da parte di certi teologastri è nata una falsa corrente che sosterrebbe la morte di Satana, come pure la morte di Dio. Purtroppo Satana non è affatto morto, e noi ne constatiamo le malefiche opere quotidianamente sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti, individuale, familiare, sociale, politico, economico, burocratico, diplomatico, mai come oggi. Il negare non realizza affatto l'esistere. Il cieco può negare l'esistenza di tutte le creature, ma senza che questi cessino di esistere, perché l'esistenza è obiettiva. Il negare è soggettivo. L'esistenza, una volta provata come tale, può anche essere eterna, come nel caso di Dio e di Satana. Il negare è sempre personale e pertanto effimero e inconsistente, allorché ci troviamo di fronte al trascendente e al soprannaturale. È triste pensare che i negatori si siano autodefiniti teologi, ma teologi non sono. Infatti il teologo, diceva già Paolo VI, ha l'ufficio di delucidare ed esplicitare i dogmi esistenti nella Chiesa, non di negarli, ovvero di inventarne di nuovi. E se non è capace di esplicitare, si inginocchi e preghi affinché i fedeli non cadano nella confusione anche sulla questione e dogma del demonio come nemico di Dio e degli uomini. In tutti i tempi, purtroppo, i capi di eresie e di scismi nella Chiesa sono stati dei teologastri. Recentemente, anche oggi, teologastri sono i 163 firmatari, sedicenti teologi tedeschi, svizzeri, olandesi. Noi, umilmente ma fedelmente, vogliamo seguire non soltanto gli insegnamenti del Vecchio e del Nuovo Testamento, ma in particolare del Magistero vivente della Chiesa, la quale ha avuto da Cristo il deposito della rivelazione divina nella totale infallibilità. Pertanto, non soltanto affermiamo l'esistenza del demonio con tutte le nefaste conseguenze, ma che anche oggi egli combatte terribilmente i figli di Dio e i seguaci del suo Cristo. Anzitutto è doveroso affermare che l'esistenza del demonio rientra nella rivelazione che Dio ha fatto agli uomini. Dunque è una verità di fede, perché rivelata da Dio stesso, verità che dobbiamo credere. Il demonio è un angelo divenuto liberamente cattivo. Formarsi un'altra idea di Satana è una falsità, è ignorare la sua vera natura, di cui parla la rivelazione, come vedremo. Ne segue che il credere o non credere all'esistenza di questa entità personale satanica di cui ha parlato Gesù non è e non può essere un problema opzionale, cioè che si possa o non si possa liberamente scegliere e ammettere. Fa parte del deposito della fede, come gli altri dogmi della rivelazione. Abbiamo detto che Satana è un angelo divenuto liberamente cattivo. Dio, nella sua opera di creazione, creò anche gli angeli, cioè esseri puramente spirituali. Il Papa Giovanni Paolo II afferma: «La scelta operata dagli angeli ribelli sulla base della verità su Dio, conosciuta in forma superiore, in base alla lucidità delle loro intelligenze, ha diviso anche il mondo dei puri spiriti in buoni e cattivi. I buoni hanno scelto Dio come bene supremo e definitivo, conosciuto alla luce dell'intelletto illuminato dalla rivelazione. Avere scelto Dio significa che si sono rivolti a Lui con tutta la forza interiore della loro libertà, forza che è amore. Dio è divenuto il totale e definitivo scopo della loro esistenza spirituale. Gli altri angeli invece hanno voltato le spalle a Dio contro la verità della conoscenza che indicava in Lui il bene totale e definitivo. Hanno scelto contro la rivelazione del mistero di Dio, contro la sua grazia che li rendeva partecipi della Trinità e dell'eterna amicizia con Dio nella comunione con Lui mediante l'amore,
in base alla loro libertà creata, hanno operato una scelta radicale e irreversibile, al pari di quella degli angeli buoni, ma diametralmente opposta. Invece di un'accettazione di Dio piena d'amore, gli hanno opposto un rifiuto ispirato da un falso senso di autosufficienza, di avversione e persino di odio, che si è tramutato in ribellione. Dunque, il peccato di questi angeli ribelli è consistito in un peccato di orgoglio e di superbia, pertanto di rifiuto del loro Dio creatore, per sostituire se stessi nella somiglianza o uguaglianza di Dio, e quindi peccato gravissimo di auto-idolatria. La conseguenza fu la lotta tra i buoni e i cattivi descrittaci da San Giovanni nell'Apocalisse. Scoppiò una guerra del cielo, da una parte Michele e i suoi angeli e dall'altra il dragone con i suoi angeli. Ma questi furono sconfitti e non ci fu più posto per loro nel cielo. Giuda scrive a sua volta: angeli che non si accontentarono del potere ricevuto da Dio e abbandonarono la loro posizione. Dio li tiene nelle tenebre. Bene, faccio un piccolo commento a questa prima parte, che è una parte introduttoria, e poi andiamo a vedere un paio di affermazioni di Satana uscite fuori durante gli esorcismi. Allora, abbiamo visto un pochino lo status questione. Qui c'è un problema che oggi è tutt'altro che finito, perché è tuttora perdurante, anzi, se è possibile, diventato notevolmente più diffuso. Teniamo presente che questo testo è stato scritto addirittura, la prima di stampa è del dicembre del 1992, quindi è un testo datato, perché c'ha 30 anni. Sarebbe bello poter leggere queste cose oggi, dire: ah, va bene, ma questi teologasti non ci stanno più, adesso abbiamo rimesso le cose a posto e abbiamo recuperato il deposito in fidei. Sappiamo bene che, ahimè, purtroppo così non è al momento, ma anzi questa situazione è diventata ancora più grave, se vogliamo, nel senso che c'è una diffusa e frequente tendenza abbastanza disinvolta a volte semplicemente ignorare, a volte invece negare dogmi o verità di fede che fanno parte del patrimonio vincolante della fede divina e cattolica. E spiega però una cosa molto 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 importante, che mentre negare è un fatto soggettivo, cioè la negazione di una cosa dipende dalla persona, ma l'esistenza di una cosa è un fatto oggettivo. Cioè non è che siccome uno è cieco e non vede la luce non esiste. La luce non esiste per lui perché è cieco, ma la luce esiste. Quindi noi sappiamo che i diavoli esistono perché è un dogma di fede, punto. Dogma di fede vuol dire che è più certo l'esistenza del diavolo che non che 2 più 2 fa 5, ed esattamente nella forma sobria con cui la tradizione della Chiesa e il Magistero della Chiesa hanno parlato di questa realtà. Dio aveva creato gli angeli, li ha sottoposti ad una prova perché potessero liberamente stare con lui. Vedete che il motivo della prova, sia degli angeli che degli uomini, è molto semplice. Dio c'ha figli, non c'ha schiavi. Quindi Dio propone di stare dalla sua parte, anche se stare dalla sua parte è l'unica cosa sensata che ci sia da fare, perché è l'unica cosa buona. Ma Dio non la impone. Vuole che tu personalmente, liberamente, fai questa scelta. Gli angeli ribelli non l'hanno fatta, si sono ribellati appunto a Dio. Hanno scelto altro, hanno rifiutato Dio come bene unico e definitivo, si sono auto-idolatrati, come ho detto possiamo tranquillamente fare a meno di Dio, anzi io sono Dio, io sono più grande di Dio, e per questo sono precipitati
gli angeli buoni, invece aderendo al Signore, sono stati confermati in grazia e popolano adesso il paradiso. Queste cose che insomma, sono di una linearità sconcertante non sono oggi così frequentemente ribadite e ricordate, però questo è proprio l'ABC. Sempre Giovanni Paolo II, quando gli dissero che c'erano dei teologi che dicevano che il diavolo non esiste, cioè, se il diavolo non esiste, andiamo tutti a casa, perché il cristianesimo è semplicemente un mito, perché Gesù è venuto sulla terra per distruggere le opere di Satana e per liberarci dal potere di Satana. Non c'è nessun altro scopo della venuta di Gesù. Quindi capiamo che ci troviamo dinanzi a un punto fondamentale della nostra fede. Ora leggo un paio di cosette, è stata un'introduzione. Durante gli esorcismi i diavoli ogni tanto chiacchierano. Nel rituale c'è scritto che l'esorcista non deve mai porre al diavolo domande di curiosità, mai. Lo può escutere, lo può interrogare, ma soltanto per questioni attinenti al caso che sta appunto affrontando e da cui c'è tutta quanta la conoscenza integrale circa la situazione del, chiamiamolo, del paziente o del posseduto. Ma su altre cose è sempre pericoloso interrogare i diavoli, soltanto che a volte i diavoli prendono e cominciano a parlare sotto costrizione divina senza bisogno che qualcuno li interroghi direttamente e dicono tante cose, evidentemente sotto l'impero e sotto l'autorità di Dio che li obbliga anche contro la loro volontà a fare questo, delle cose che sono abbastanza edificanti. Presento una lista di ciò che piace e ciò che dispiace a Lucifero. Sono parole e argomenti tratti da alcuni esorcismi da me fatti alla presenza di alcuni miei collaboratori registrati sul nastro magnetico. Gli argomenti non sono tutti, ho riportato soltanto alcuni i più scottati e importanti, che serviranno, lo spero, a far riflettere tutti coloro che vogliono dire seriamente il proprio battesimo, che secondo San Bernardo è un sì a Dio e un no al demonio, che come è urgente ci circonda, ci circuisce, cercando di liberare, al quale resistete saldi nella fede. Ciò che piace a Lucifero, da alcuni esorcismi. Leggo solo i primi due. La particola sulla mano. La prima, Così posso calpestare il vostro Dio, quel Dio che io ho ucciso, e posso celebrare le mie messe, le messe nere, con i miei sacerdoti che ho strappato a lui. Seconda cosa. Ho i preti vestiti come netturbini, camuffati. Così li porto dove voglio io, negli alberghi, nelle case private, in cerca di donne e di omosessuali, e faccio commettere tanti sacrilegi e li porto nel mio regno. Quanti preti mimetizzati sono nel mio regno e non mi scapperanno più risate forti. Allora, posso calpestare il vostro Dio, quel Dio che io ho ucciso, la particola nella mano, che è chiaro che fa riferimento a un fatto innegabile, incontestabile, possono parlare quanto vogliono i difensori di questa cosa, che è inevitabile che attraverso questa pratica si disperdano e cadano dei frammenti per terra. È chiaro che il diavolo non lo calpesta direttamente, ma chiaramente lo calpesterà attraverso qualche essere umano che camminerà pestando l'Eucaristia pur senza saperlo. E questo è chiaramente una cosa che dà soddisfazione al diavolo, che si vanta di aver ucciso il vostro Dio. Cosa più inquietante è che così celebra le sue messe, il che significa che attraverso questa pratica fanno approvvigionamento di ostie satanisti, e così è, con i miei sacerdoti che ho strappato a lui. Qui speriamo, i miei sacerdoti che ho strappato a lui sembrerebbe far pensare che alcuni preti
siano passati dalla messa bianca a quella nera. Speriamo che si possa interpretare anche sacerdoti costrappati a lui, cioè battezzati, che sono diventati sacerdoti di Satana e che quindi sono stati strappati non in quanto sacerdoti, ma in quanto battezzati. Mi sembra un po' una forzatura questa seconda interpretazione, però sarebbe meno grave. Oh. E poi avrete vestiti come nei turbini o camuffati. Il santo abito ecclesiastico, che purtroppo molti sacerdoti non portano più. Un prete deve essere sempre distinguibile, ed è preferibile che non sia semplicemente distinguibile con l'abito, col cosiddetto colletto col termine, ma la cosa migliore è che porti l'abito sacro, che è appunto la veste talare. Quanti preti mimetizzati sono nel mio regno? Vuol dire che sei a portata all'inferno e non mi scapperanno più risate forti. Qui non è che ci sta tanto da scherzare, amici cari, perché il diavolo afferma che ci sono non pochi preti all'inferno, e questi tra quelli camuffati e mimetizzati. Queste sono le prime due, ma di queste durante le letture ce ne avremo molte su cui leggere, riflettere e meditare.